Don Pasquale, questo convegno di stasera organizzato sul PNRR dalla Pastorale del Lavoro e da Jobel. Sì, questa sera abbiamo una serie di incontri che insieme a Jobel, Santo Pazzano e anche all'Arci vorrebbero porre a tema questioni cruciali per ripensare il futuro anche di questo nostro territorio. Sappiamo che la sfida è culturale, per cui è un momento di riflessione importante e vede come protagonisti non solo gli organizzatori, ma veramente tutti quelli che hanno a cuore un po' lo sviluppo del nostro territorio. Lei diceva un fatto culturale, quindi c'è necessità di cogliere il significato di che cosa significa PNRR e come utilizzarli. Eh sì, perché il fatto culturale è inteso proprio come favorire il protagonismo della base. È un'organizzazione che ci chiamerà veramente ad essere sui territori attivi per proporre una progettualità capace di attirare i fondi, perché la sfida che viene proprio dall'Europa, da questi fondi, è quella di incentivare proprio i territori a che possano attivarsi e possano esprimere una progettualità significativa capace veramente di intercettare le povertà e provare a dare risposte concrete ed efficaci che non siano piovute dall'alto, ma che generino trasformazioni a lungo termine. Operare concretamente significa tener conto che c'è necessità di fare sinergia tra il terzo settore e la pubblica amministrazione. Sicuramente, come dire, se non parte questo connubio costante, questa visione comune del cambiamento e sull'innovazione, non si va da nessuna parte. E aggiungo anche con il mondo del profit, quindi imprese profit, imprese non profit e terzo settore e pubblica amministrazione e soprattutto i comuni del territorio. Non ci possiamo permettere il lusso di perdere questi finanziamenti come Calabria, ma anche come nostro territorio e area vasta. Certo, questa è un'occasione unica, sarà un luogo comune, ma è un treno che passa, ma se passa e non lo prendiamo non riusciremo più a salirci sopra. Iniziare a parlare di questa enorme opportunità che potrebbe essere questo piano nazionale. È importante che le persone e le organizzazioni siano a conoscenza di quello che è il piano e le opportunità che questo può dare. Ed è importante soprattutto far vedere a chi governa che c'è un terzo settore, c'è un mondo attento a questa opportunità. È importante che una realtà di periferia come quella di Crotone possa attraverso questo piano provare a rilanciarsi, perché è un'opportunità che potremmo cogliere tutti insieme. Parliamo anche di lotta alla povertà e quindi della possibilità di reinserimento sociale. Sì, lotta alla povertà, inclusione sociale, rianimazione dei territori. È un modo per ripartire sapendo che alle nostre spalle stiamo per superare un periodo pandemico che ha messo a nudo tutte le nostre problematiche, ma che in futuro potremmo capire che attraverso la collaborazione e il rilancio ad esempio dell'economia verde, ad esempio della possibilità di superare i vecchi schemi lavoro-ambiente, possiamo in qualche modo costruire uno sviluppo roseo anche per le nostre comunità.